Allora, lo sport è sempre stato parte della mia vita fin da piccolo perché, diciamo, tramite mio papà mi ha trasmesso questa passione che poi è diventata il mio lavoro alla fine, quello che faccio. La cosa più esaltante del mio sport credo che sia la velocità e comunque l'adrenalina che c'è, perché alla fine è un minuto di gara e devi metterci davvero tutto te stesso. La cosa un po' meno esaltante magari potrebbe essere la sveglia presto la mattina, che a me non piace tanto, e basta. Ma il momento preciso credo che sia stato la prima volta che ho messo il monosci dopo l'incidente, perché ho detto finalmente sono tornato nel mio sport, nel mio mondo e adesso so che posso fare bene. Allora, un atleta in particolare in realtà no, però comunque c'è un atleta che gareggia con me, che mi piace molto, e si chiama Göran Kampscheer, è l'olandese che insomma è l'uomo da battere, quindi apprezzo molto lui come scia. La gioia più grande alla fine è stata poco tempo fa a Lillehammer, perché ho vinto il mio primo oro mondiale, e la più grande delusione, sempre credo nello stesso momento, quando non ho più potuto partecipare alle gare successive a causa della mia positività al Covid. Della trasferta, oltre alle gare, mi piace tanto anche in generale stare con gli amici e incontrare i miei compagni di squadra e comunque anche visitare nuovi posti. Se avessi un biglietto omaggio, diciamo, per un posto dove andare in vacanza, sicuramente sceglierei un posto abbastanza esotico e di mare. Ad esempio le Maldive o cose del genere, perché mi piace anche quello, ecco. Serie TV preferite, diciamo che non ne ho alla fine, però di film mi piacciono tanto i film della Marvel. Allora, se avessi ospite a cena il mio avversario, gli cucinerei qualcosa di buono, un risotto con un po' di veleno dentro. No, scherzo. Sì, nel mio dialetto, di solito magari i miei amici così con i paesani mi dicono te so sum varente, che significa sei un bravo ragazzo, no? Sei forte, come dire. Allora, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, più che considerarle, diciamo, in Italia, le considero proprio a casa mia, perché saranno vicino. Io abito a San Vito e quindi gareggerò poi a Cortina. Questa cosa è una cosa secondo me più unica che rara per un atleta, quindi vorrei sfruttarla al massimo, è veramente un'emozione enorme per me. Allora, il movimento paralimpico, diciamo che adesso in questo momento ha già fatto tanto, secondo me, da tanti punti di vista. Qualcosa che si può migliorare è sicuramente la visibilità, perché magari ogni tanto non siamo molto visibili anche in TV, così non siamo accessibili a molte persone, però comunque Milano Cortina può essere una buona soluzione, essendo poi in Italia, per aumentare la nostra visibilità e far capire a tutti che anche noi siamo forti, insomma.